Questa è la picagna alla spada che mi ha tagliato Umberto. Mortacce, quanto è buona! No. Una cosa da sturbo, mi sto a sentire male, ma quanto è buona! Amici di Braciami Ancora, mi piacerebbe dirvi che oggi siamo a San Paolo e che quell'aereo atterra in Brasile, ma così non è. Siamo a Maccarese e quell'aereo atterra all'aeroporto di Fiumicino. Però volevamo con la fantasia andare oltreoceano, perché nel video di oggi parleremo di un piatto tipico brasiliano, la picanha, e il ristorante specializzato in questo tipo di cotture è poco distante da qua. Quindi ci andiamo a piedi questa volta. Seguitemi, niente mezzi motorizzati. Ecco il cartello, spiedineria Do Careca. Tra l'altro poi guardate un po' il fumo che esce dal camino, quello segno inequivocabile. Venite, andiamo. Immaginatevi qui la sera, pacca, allungate i piedi. C'è anche il parcheggio per le macchine. La porta è anche aperta, benissimo. Messo. Ciao, buongiorno, avanti. Allora, tu sei Umberto, giusto? Umberto. Allora, Umberto, Michele. Umberto. Ciao. Allora, tu sei il proprietario. Sì, il boss. Va. Il boss. Allora, qui io ho tantissime curiosità oggi che voglio soddisfare, però la prima è, siccome fa un caldo della miseria e da dove atterrano gli aerei, come ho detto, sono venuto a piedi, ma c'è sta qualcosa da bere? Guarda, c'ho la birra fresca. Ma giusto un goccetto, beh, grazie mille. La dose sindacale. Grazie, questa la mettiamo ci qua, vuole. Qua la ripeto. Sì, se devo ti faccio compagnia. Però noi siamo qui oggi fondamentalmente che il protagonista del nostro incontro è lei, che è la picagna. Questa qua è una dimostrazione. Okay, sul quale oggi, caro Umberto, tu ci dovrai dare tutto il tuo sapere. Però tu c'hai pure bistecconi di serie A. Sì, sì, ma sì, sì. Tra l'altro mi vorrei soffermare qualche secondo, ragazzi, per farvi vedere questa, che è la picagna. È lei. Poi approfondiamo il discorso su cos'è questo taglio. A parte che questa è la, penso è la prima spiedineria che io incontro, intanto Girovegare che ha piazzato una cella per frollare la carne, sì, ok? Penso, non lo so, penso. E credo che tu sia l'unico in Italia che fa frollare la picagna. Qualche giorno gliela do. Qui ho visto c'è una bistecca che c'ha 60 giorni. La picagna non ci arriva a 60 giorni. No, 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 no. Però una cosa, io allora lo diciamo in continuazione. Per frollare la carne ci vogliono celle frigorifere professionali come queste. Indubbiamente. Abbiamo fatto tanti video su questo, è un aspetto sul quale noi ci teniamo tanto a chiarire. Quindi ragazzi, se frollate, frollate in celle professionali, altrimenti evitate, non lo fate a casa. Allora, però a questo punto entrerei subito a gamba tesa sulla picagna. Chiedi che ti sarà. Se ce ne prendi una e ci illustri questo prodotto. Questa qua. Fantastico. Allora, questa qua potrebbe vincere un concorso di bellezza delle picagne. Allora, questa è la picagna. Grasso giallo. Umberto, scusami, questa è la picagna che tu tieni nella cella per frullare per qualche giorno ed è già pulita. Lavorata, sì. Questa è come ti arriva? Questa è come mi arriva dal fornitore. Bene. Umberto, possiamo dire che la picagna è la chiappa alta della mucca? Sì. Del bovino? Fa parte del posteriore, destro e sinistro, è in alto, al chiappa, al gluteo è in alto. E nel quintalaggio della bestia, una picagna vera può arrivare al massimo a 1,5 kg, 1,8 kg. Quindi nel quintalaggio della bestia ci abbiamo 3 kg di picagna. Certo. Quindi è carne selezionatissima. Allora, tu non sei un macellaio, giusto? No. Però paradossalmente abbiamo più filetto che picagna in una sì, bestia. Sì, okay. Sicuramente. E si caratterizza perché c'è questa parete di grasso. C'ha la copertina di grasso. In sezione potrebbe somigliare al prosciutto crudo. Fascia magra e copertina di grasso. Eccola qua, vedete? Ora, che si sono inventati i brasiliani che la cuociono sulla spada? Questa originale brasiliana viene dal Brasile, caratteristica è a V. Magra al centro in modo che riesce a rubare il grasso dalle altre. Questa è la picagna. Ora io, mentre Umberto carica la brace, però ve la volevo far vedere ancora più da vicino, adesso facciamo una bella brace e poi ce la cuociamo. No, direi che è un bel pezzo di ciccia, eh? Non male, non male. E sono
molto curioso di assaggiare questo grassetto. Voi sapete la mia passione per il grasso, è marezzata il giusto l'interno e beh ragazzi, la mia curiosità è davvero tanta, eh? Io se poi passate da queste parti un salto alla spiedineria Do Carreca lo farei. A Maccarese. La brace è pronta, qui nel frattempo sono arrivati i nostri fan. Ciao ragazzi, bentrovati. Ciao. Cominciamo. Mamma mia, meraviglia. Quant'è? Un chilo e mezzo? Un chilo e due. Un chilo e due, fantastico. Ah, è benissimo. Adesso il calore fa il suo lavoro. Però nel frattempo voglio mettere anche le cose che normalmente facciamo. Due spiedi classici di picagna che non fanno mai male. Questi sono più piccolini, sì, diciamo. Questa è la porzione, diciamo. Sono meno aggressive. Sì. Ecco qua. Mentre la picagna sulla spada griglia, tu con quest'altro pezzo di picagna che ci fai? Adesso vi faccio un classico piatto che mangiamo qui nella spedineria. La tagliata di picagna. Una delle pietanze che va più di tutte. Sono curioso. Allora, e la gente l'ha iniziata ad apprezzare. Allora, la taglia strisciolina. Guardate, sì. Però ci voglio, guarda, voglio far vedere una cosa. Cioè la caratteristica della picagna è questa corteccia di grasso. Se non c'ha quella corteccia di grasso, come la chiami te, non è picagna, o se no è una picagna scadente. Ci deve avere il grasso. Ragazzi, cercate il grasso nella picagna, anche perché poi quando si cuoce e ci mettete un pizzico di sale, scoppia in bocca. E poi con quella pietanza che diamo noi, la farofa, è fatta. La farofa è fatta apposta per mangiare il grasso della picagna. Bene. Questa qua è pronta, ragazzi. Quale? Questa è pronta. La tagliatina? Va benissimo. E tre. Benissimo. Eccola qua. Dai. Aspetta. I piedi sono pronti. Adesso questi qua li serviamo nella maniera del carega. Sono molto curioso. Fai vedere? Eccoli qua. Li appendiamo e li portiamo a tavola così. Quindi loro il grassetto cola e va sulla... Va a condire ulteriormente la farofa. Mondo, ci piace. Ragazzi, questa è la tagliata di picagna. Olè. Dici che è pronto? Sì, ci vai, siamo. Vai. Sono curioso. Mamma mia. Sì. La maestria e l'abilità di Umberto nel pulire e tagliare nel modo giusto, secondo la tradizione brasiliana, la picagna. Che ricordiamo è la chiappa alta della del bovino. La parte posteriore. Esatto. Io dico sempre la chiappa alta per fare intendere. Va bene. Che va condita solo ed esclusivamente con un pugnetto di sale. Sale grosso, sale perfetto. Grosso. Noi in questo caso abbiamo usato il sale marino italiano che ci accompagna in tutti i nostri video. Calore della brace alto. La brace alto. Ragazzi, che dite? Bella esperienza, eh? Bella esperienza. Io l'indirizzo di Umberto me lo segnerei perché secondo me merita. E la portiamo a tavola? Sì, i nostri amici è ora. Ci insegni a tagliarla secondo il metodo brasiliano, va bene? Va bene, fantastico. Va bene. E poi con la pinzetta, giusto? Sì. Arriva l'affamato. Vedete come rimane rossa al centro? Eccolo qua. Questo me lo prendo io. Questa è per Giacomo, se no poi dicono che... Se volete la rimetto al fuoco come si dovrebbe fare in Brasile. Quindi se uno vuole proseguire la cottura, sì, la ripoggia. Sì. Benissimo. Umberto, lo ringraziamo, ci ha insegnato oggi tutto quello, diciamo, che si poteva conoscere come primo approccio sulla picagna. È un mondo affascinante, è un taglio particolare. Umberto è un bravissimo ristoratore, venitelo a trovare, segnatevi l'indirizzo. Io vi saluto sempre, mi dispiaccio se qualcuno di voi si arrabbia che non uso la forchetta e il coltello. Oggi uso questa pinzetta, un po' le mani le uso che mi piace sporcarle. Vi saluto e come dico sempre, che la brace sia con voi. Ciao!
Ragazzi, insieme a voi io volevo approfondire il discorso di questo spiedo, che mi sembra qualcosa che sfiora la pornografia. E se Giacomo fosse così solerte da riprendere la gocciolina che sta colando, capite perché poi alla fine sto padellino col sotto ha un sapore strepitoso. Allora, la carne, il grassetto della carne cola, si assorbe il sapore del peperone, questo peperone, del peperone. Sì. Poi si mischia al grassetto del grasso e al sudore del grasso che scende, incontra la zucchina e alla fine, dopo tutto un lungo peregrinare, incontra la carota, ok? E cade, come detto che si chiama sta farofa. E cade nella farofa, ragazzi. La farofa che, siccome così, insomma, già di suo prendeva poco sapore, tu ci hai messo il guanciale affumicato. Guanciale affumicato e burro. Vabbè, e tu ci vuoi male, insomma. Direi che solo questo vale il prezzo del biglietto. Eccola qua, guardate, guardate che cala, prendiamola. Che miseria. Il padellino è troppo piccolo, però. Guarda la goccia, eccola qua. Aspetta, non fa. Ci sei, Giacomo? Perché volevo fare una porcata. Voglio fare una porcata. Mamma mia, ragazza, cosa allucinante, quanto è buona! Madonna! Mamma mia, sa proprio di grasso, ti riempie la bocca. Sai che sembra quando ti metti questo succhetto in bocca? C'è il cucchiaino? Sì. Buona la carne, eh? Buono il tubero sudamericano. La manioca, buona la manioca, buono il tubero sudamericano. Ma guardate le goccine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamma mia, ragazzi. Cioè, questa è proprio il netto, mamma il mia. Voi direte quattro gocce che potranno mai fa? Madonna mia, esplosione in bocca, boom! Boom, c'è sta tutto il Sud America, un'altra goccetta.